questo nuovo video e oggi volevo farvi la recensione manga di Prettier di 4 volumi della, edito da Playpress per un costo di 3,90€ l'uno ed è un manga di Kaori Naruse e Junichi Satou. Allora, qui viene chiamata Regina della Nuova Biancaneve, ma per Biancaneve non ci acchiappa niente. Ha una storia molto carina. Praticamente parla di questa persona che si chiama Imeno, che è orfana di madre, vive con il padre e il padre decide una volta di risposarsi, e appunto la nuova moglie ha due figlie, che tant'è ricorda un po' Cenerentola più che Biancaneve, però vabbè, decide di sposarsi e risposandosi appunto Imeno finisce per fare la Cinderella, la serva di casa, senza che il padre però se ne renda conto. Uno di questi giorni, andando a scuola, incontra un bambino e, diciamo, prendendo in mano la mano a questo bambino, un fiore che lei aveva calpestato per sbaglio riprende vita. Lei viene per questa cosa che le sembra un po' strana, viene portata in una casa e qui incontra sette ragazzi, per questo forse diranno Biancaneve e i sette nani, perché sono sette ragazzi, ognuno con un potere diverso, e le dicono che lei è la nuova Biancaneve e solo lei ha il potere di far ritornare, di uccidere la persona cattiva che sta perseguitando appunto questo mondo e far riportare la neve da rossa a bianca, perché adesso nevica rosso. Vabbè, lei ovviamente all'inizio crede che questi siano una setta e scappa, e poi li rincontra e lei scopre che unendosi con ognuno di loro una alla volta si trasforma e riesce man mano a sconfiggere il problema che sorge in quel determinato episodio. Poi ovviamente si verrà a scoprire chi è il cattivo, che non, diciamo che un po' me l'aspettavo, un po' no, però non ve lo posso dire chi è. E niente, l'ho trovata una storia carina, abbastanza carina, originale devo dire, e niente, mi è piaciuto un po' come cosa, mi ha ricordato un po' Correct Rui, però mi è piaciuto lo stesso. Vi farò vedere il copertino perché non l'ho fatto vedere prima, quella 1, la 2. Ah, non dimentichiamo che ci sarà anche una storia d'amore in mezzo. La 3. E la 4. E vorrei anche correggermi perché ho detto che questo manga veniva a 3,90, l'uno invece viene 4€ l'uno. Mi devo correggere. I disegni mi sono piaciuti particolarmente, devo essere sincera, perché mi ricordano da morire i disegni delle Clamp. Vi faccio vedere. Vedere particolarmente il ragazzetto maschio, che è un figo bellissimo, ma questo si sapeva già, che bello, cioè, ricordo proprio da morire il disegno delle Clamp, per questo avevo dubbi tanto che potesse far parte delle Clamp, ma boh, poi ci ho ripensato. Niente, questo è il manga. Io come manga, se lo trovate, ve lo consiglio perché è un manga molto carino e l'ho trovata una lettura molto piacevole, molto leggera, e comunque quando arrivi alla fine non è una di quelle fine che ti danno fastidio o non vedi l'ora di arrivare alla fine, è proprio un manga che riesci a leggerlo con calma senza che ti rovini nulla. E niente, per oggi è tutto, vi lascio la vostra vita e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.